È una sfida alla vita quella di Elena Perrella, direttore creativo del noto marchio Emilio Schubert. Un ritorno alle emozioni, l'eleganza non deve essere dimenticata nonostante il periodo pandemico. I giovani hanno bisogno di un punto di riferimento di una storia ed Emilio Schubert è l'emblema del Made in Italy. E questa è una seconda sfida, non è la prima su questo marchio, però guarda caso, da quei momenti della Hollywood sul Tevere negli anni 50, dove Emilio Schubert legava la moda al cinema e vestiva le donne più belle del mondo, siamo ad oggi dove, dopo una pandemia, dopo quello che stiamo vivendo, forse abbiamo bisogno proprio di un Emilio Schubert. Emilio Schubert che poi alla fine è stato un precursore, è stato il primo ad aver comunicato veramente la moda, ha portato fuori dalle sartorie italiane sulle passerelle le più belle donne a sfilare per noi oggi. E il progetto continua in questo modo, continua anche oggi nell'ambito di un total look come lui stesso aveva proposto. E c'è da dire, ci tengo molto a dirlo, che proprio questo suo total look, che era stato portato avanti dagli anni 50 fino agli anni 80, Schubert è stato definito il Dior italiano. Da un progetto con un collezionista di arte è nato questo progetto, questo nuovo profumo che dovrebbe parlare alle giovani generazioni per essere più un progetto di design. La bottiglia, insomma, è una bottiglia che si riesce a tenere nella mano, quindi comunica è mio e lo voglio possedere. E così questo scatolo che alla fine fa piacere alle donne avere, no? Perché una volta aperto si può tenere per i propri gioielli, quindi è un oggetto, è come se avessimo due oggetti in uno. Ed è una scatola molto importante, realizzata fatta a mano, quindi con un'artigianalità, ma l'essenza è un eau de parfum molto persistente, nuovo, è la vera novità di questo profumo. Per cui, insomma, ci piaceva essere contemporanei e quindi inserire un nuovo profumo di Schubert, quasi a dire Schubert, che è stato un precursore negli anni 50, lo è anche oggi. Emilio Schubert è un sogno che ritorna per dare comunque alle donne quest'idea di bellezza eterea, bellezza classica e contemporanea, un connubio comunque di moda e stile che, essendo sopravvissuto e vissuto durante gli anni del dopoguerra, oggi ci ritroviamo dopo una pandemia, chiusi nelle quattro mura della nostra stanza, quindi abbiamo perso quell'idea di vestirci con atmosfera, di creare intorno a noi quella magia che può creare comunque un abito. Oggi ci si veste per andare al lavoro, non ci si veste più per andare a un cocktail, a un teatro, per andare comunque a un cinema. È un anno che abbiamo perso praticamente questa cosa e questo ci rende un pochino tutti con la stessa divisa di tutti i giorni, cosa che invece la moda va a rompere. E quindi avere un'atmosfera quando ti vesti e creare intorno a te un sogno, un po' di magia, è questo che vuole dare la moda ed Emilio Schubert è nato per questo e ritorna in questa epoca per questo. I profumi sono la leggerezza di Emilio Schubert, sono il mondo sottile dove praticamente una donna entra in una stanza e quando va via non viene dimenticata e non riesce a capire il perché comunque lascia una scia di un profumo unico che è quello di Emilio Schubert.